Il berretto della divisa era appoggiato sul feretro ed una fotografia lo ritraeva sorridente. Anche oggi, ad accogliere il fiume di gente che entrava in chiesa per l'ultimo saluto, vi erano i segni peculiari di Agnello Migliaccio, il suo berretto e il suo sorriso. Due elementi immancabili nel tratteggio della sua figura, della sua carismatica persona. Il berretto, simbolo di una divisa onorata fino all'ultimo con onestà e rettitudine. Il sorriso, che era invece immancabile sul suo volto, in atteggiamento di costante positività e reattività, anche di fronte alle difficili prove della vita. Alle 11, presso la parrocchia Gesù Divino Maestro, sono cominciati i funerali dell'amato vigile quartese, in una chiesa gremita tra familiari, corpo dei vigili, autorità locali e tanta gente comune. La città di Quarto ha voluto salutare il suo concittadino e ringraziarlo per quanto operato. Dal suo lavoro di vigile a sostegno della sicurezza collettiva a quello sociale dedicato a tutti i giovani ragazzi diversamente abili del territorio presso il centro AIAS Teresa Baiano, di cui era presidente. Alla sera della vita ciò che conta è aver amato, perché è l'unica condizione che ci viene offerta per ritornare a casa quando il Signore ci chiama a mani piene. Gesù dice, lo dice ai suoi apostoli, lo dice a noi continuamente attraverso la sua stessa parola che la Chiesa ci offre: io vado a prepararvi un posto. E anche se la liturgia non permette di tessere le lodi di una persona defunta, non possiamo tralasciare il grande bagaglio che Agnello si porta in paradiso. Non possiamo far finta che tutto questo non sia accaduto, perché è una grande persona che se ne va, un grande amico, un grande padre, un grande marito, un grande fratello, una grande persona che ci lascia e ci consegna tutto quello che è riuscito a costruire in questa vita di rapporti, di solidarietà. Ha saputo trasformare un problema in una grande risorsa con il centro Teresa Baiano. Dal lavoro alla solidarietà, dalla famiglia all'amicizia, dal saluto al suo essere un uomo di fede vera, perché Agnello credeva in Dio veramente, mamma mia, le sue confessioni erano uno spettacolo di fede. La notizia della tua scomparsa ci ha fatto stare male. Oggi non siamo andati al centro. Hanno letto un dolce messaggio i giovani di Agnello, quelli che sosteneva quotidianamente andando presso la struttura di recupero per cui tanto si prodigava. Agnello ha dedicato la sua vita al bene, ha testimoniato il bene nella vita pubblica come in quella privata, ha asserito Don Geni Guardascione nel celebrare la Santa Messa commosso. Un lungo applauso ha salutato il feretro al termine delle esequie. La bara è stata portata a spalla dai suoi colleghi, che si sono stretti intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita di un uomo speciale, di un collega valido, di un amico sincero. All'uscita della chiesa, tra le amicizie del defunto che più si ricordano, anche quella con Franco Baiano, cofondatore del centro disabili Teresa Baiano, ai nostri microfoni la figlia Franca. Una grandissima perdita. Ricorderemo sempre Agnello Migliaccio, compagno di battaglie di mio padre, Francesco Baiano, con il quale hanno diviso e condiviso un grande sogno che ha visto la realizzazione grazie a persone tenaci e generose come Agnello. Grazie Agnello.